Buongiorno, siamo qui in via Carducci a Ponte Cagnano, dove stamattina, sabato 20, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival Canto per Te al Palafiore di Sanremo. Scuro, organizzatore di Canto per Te, Marcello Attanasio, direttore artistico di Canto per Te e collaboratore di Mogol, ed Enza Ganà, cantante e componente della giuria. Per iniziare diamo subito la parola a Jenny Scuro. Buongiorno, grazie a tutti quanti di essere qua, di aver aderito al nostro invito, che veramente ci serve per pubblicizzare, per far conoscere al pubblico Canto per Te, e non solo Canto per Te, che quest'anno, anzi l'anno prossimo, il 2014, approderà al Palafiori di Sanremo. La finale di Canto per Te si svolgerà appunto al Palafiori di Sanremo. Le date non le conosciamo ancora, perché non sono note ancora le date del prossimo Festival della Musica Italiana, quindi concomiteranno con quelli naturalmente. Carmen, io voglio ringraziare te in particolare di averci accompagnato stamattina in questa avventura. Spiego giusto così in che modo si svolgerà. Il 2 agosto, come diceva Carmen, saremo a Filetta, quindi per la terza tappa della seconda edizione del Festival Canoro Canto per Te. La scorsa edizione è stata vinta dal qui presente Angelo Melon, che adesso ci accompagna con la sua TV Sorrento, che ci ha accompagnato anche l'anno scorso, e lo farà durante le prossime tappe del Festival man mano che andrà avanti. Grazie a Tony Criscuolo, che è la vera anima di questo evento, ed ora dall'organizzatore passiamo al direttore artistico Marcello Attanasio. No, io sono molto contento che questo nostro progetto, che è partito 2 anni fa tra Ponte Cagnano e Salerno, veramente sta arrivando molto lontano, perché per un artista arrivare al Palafiori di Sanremo, quindi stare proprio a fianco all'Ariston, io penso che sia il massimo che oggi si può avere. Cito un po' una frase di D'Alessio, quando diceva: Sanremo è la chiesa di noi artisti, è come andare in chiesa, andare a Sanremo. Quindi sarà un momento importante per chi ha soprattutto musica propria da proporre, quindi è una grandissima occasione che oggi hanno i cantanti, non hanno un festival che li possa portare così lontano, perché la maggior parte dei festival vengono fatti praticamente nel luogo dove vengono creati e rimangono lì. Questa è una realtà che oramai sta andando lontanissimo, e siamo felicissimi e soddisfatti di come stiamo portando avanti questo lavoro, perché del lavoro trattasi. Ed è un lavoro che noi facciamo, ci tengo anche a precisare questa cosa qui, che noi facciamo gratuitamente, anzi molte volte ci rimettiamo pure per fare queste cose qui. Siamo con la speranza di poter poi emergere anche noi come festival. Stiamo cercando di fare questa cosa con tanta passione e lavoro fatto bene, perché oggi purtroppo questo è un settore che abbiamo molti millantatori, purtroppo, proprio nel settore dell'arte, nel settore del canto ancora di più. Quindi chi viene con noi, quindi accanto per te, trova davvero delle persone che poi seguono l'artista al di là del festival, viene anche curato oltre, attraverso le borse di studio che qualche anno fa abbiamo anche dato con le varie associazioni, la mia associazione, voglio ricordare, la Music Art di Salerno, l'altra associazione di Salerno, Musica in Scena, del maestro Dino Di Leo. E quindi cerchiamo di seguire i ragazzi anche oltre le tappe del festival. Beh, buongiorno. Beh, che dire, io sono felicissima di essere qua stamattina, anche per dire che io sono sempre stata un pochino scettica, no? Per quanto riguarda i festival, questi concorsi, perché sai, ci sono sempre persone raccomandate, io una cosa che detesto. E devo dire che in questo festival raccomandati non ce ne sono. E voglio anche dire che noi, Gennaro, lo devo dire, e spero che i giornalisti lo scrivano, che è una persona onesta, vera e pulita. Io non ho nulla da dire, perché io sono solo una cantante, una semplice giurata, ho mancato 2 volte perché sono impegnato col lavoro. Non ho veramente niente da dire, posso dire solo che questo festival tuo è pulito, basta, non ho nulla da dire. Ok, grazie.
perché Sanremo è Sanremo.